Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Come sentito dai titoli, apriamo questo telegiornale occupandoci della manifestazione della Coldiretti al Brennero. Brennero pacificamente assediato dagli agricoltori per chiedere più trasparenza sui prodotti del bel paese. Ma di tutto questo ce ne parla il direttore Davide Bucci. Il popolo della Coldiretti di nuovo al Brennero, questa volta per tutelare il latte made in Italy. E in questa battaglia davvero agguerritissima degli agricoltori italiani si è schierato anche lo stesso ministro per l'agricoltura, Luca Zaia, venuto anche lui appositamente al Brennero per sostenere la Coldiretti in questa protesta. Il messaggio è che noi siamo della partita dell'origine obbligatoria in etichetta, perché questo significa per il consumatore avere la certezza dell'origine delle produzioni che sta comprando. Compro un litro di latte, giusto che io sappia se quel litro di latte viene dai miei territori, dell'agricoltura italiana o dagli altri stati. Il governo come si vuole muovere adesso? Beh, il governo è già in linea con questo, visto e considerato che ha già approvato un disegno di legge che oggi è in discussione in Parlamento sull'origine obbligatoria in generale per i prodotti agricoli. In particolare noi vogliamo proprio, per dare un segnale in un comparto che ha grossissime difficoltà, di avviare da subito, da questa settimana, il confronto per l'origine obbligatoria per il latte. Ecco, la realtà Alto Atesina potrebbe essere un esempio da seguire per quanto riguarda proprio la tutela dei prodotti locali? Beh, direi di sì, se non ci fosse bisognerebbe inventarla, nel senso che questa è una bella realtà, si fa qualità, si fa anche remunerazione più importante e interessante per il latte, però noi dobbiamo pensare che comunque questo modello, che è tutto italiano, deve essere tutelato da nord a sud. Una presenza, quella del ministro al Brennero, in occasione di questa protesta che ha fatto particolarmente piacere al presidente della Coldiretti, Sergio Marini. Non è male, perché questo ministro la battaglia l'ha condivisa sin dall'inizio, per cui questo per noi è un elemento centrale, fondamentale. Non a caso ha già presentato un disegno di legge per approvare questa che è la nostra richiesta. Ci auguriamo, così come ha detto oggi, che entro l'estate o comunque entro l'autunno possa essere veramente diventare legge questo percorso di trasparenza che, direi, più che trasparenza è un percorso di civiltà. Non si può accettare che siamo nel 2009 e ancora non si sa da dove viene e chi produce quello che si mangia tutti i giorni. Al Brennero, a fianco della Coldiretti, in questa protesta anche l'assessore provinciale all'agricoltura Hans Berger e il presidente degli agricoltori sudtirolesi Leo Tiefenthaler. Tutela del latte, io penso che l'etichettatura deve essere regolamentata meglio, perché dove c'è scritto Made in Italy ci deve essere il Made in Italy. Siamo qui col presidente Marini anche che dice le cose per bene e ha messo anche i problemi, ho parlato dei problemi che ci siano, soprattutto il calo del prezzo del latte. Speriamo che ci possiamo fare qualcosa anche con tutti gli stati dell'UE. Blocco dei camion che trasportano prodotti lattiero-caseari al Brennero da parte della Coldiretti, ma anche controlli veri e propri da parte della Guardia di Finanza. Un blocco ovviamente simbolico per far capire dove sta il problema. Alle nostre spalle c'è un camion che trasporta cagliata proveniente dalla Germania, che finisce a Ravenna. A Ravenna viene trasformata in mozzarella made in Italy. Ecco, questo dice la Coldiretti, non lo vogliamo, non vogliamo fermare l'importazione, l'esportazione assolutamente, vogliamo semplicemente che tutto questo venga evidenziato sui prodotti. Il consumatore deve sapere che una cagliata proviene dalla Germania e con questa cagliata viene prodotta una mozzarella che viene chiamata italiana, ma che in realtà è prodotta con della cagliata proveniente dall'estero. Tutto qua.